Buongiorno a tutti. Non è questa proprio una conferenza stampa, ma è un annuncio della primavera nel Premio Chiara. L'anno scorso, la primavera della cultura nel Premio Chiara, se vedete, era questo grigio con un rosso sugli eventi e andava da maggio a giugno 2021. Quest'anno abbiamo voluto fare un po' di allegria. Abbiamo fatto rosso con i testi in bianco, la fotografia è sempre la stessa, questo Chiara che sogghigna un po' sul viale di Luino, viale con i platani, e praticamente gli appuntamenti sono da marzo a maggio. Perché il premio Chiara si è diviso con gli eventi, col Festival del Racconto, in due parti? L'anno scorso la prima volta, quest'anno la seconda volta, perché riteniamo che dopo un periodo di astinenza proprio a poter andare a sentire degli scrittori, a poter andare a vedere, imparare delle situazioni sulla lettura e sulla scrittura, durante il periodo di Covid non si aveva voglia e praticamente non si andava. Adesso in primavera si ha più voglia, speriamo che questi appuntamenti che noi abbiamo creato possano piacervi. Prima di tutto devo dirvi che gli eventi sono organizzati nel rispetto delle misure sanitarie. Gli ingressi, come sempre, del Chiara sono gratuiti e obbligo il Green Pass, la mascherina FFP2 e direi che anche la prenotazione è molto utile tramite premiochiara.it/prenota. Allora, iniziamo innanzitutto con il primo evento ed è abbastanza particolare, che si congiunge alla mostra. Ecco, il primo evento non l'abbiamo scritto in questo calendario che comprende 10 incontri, perché eravamo un po' indecisi. La bellezza del vivere le passioni di Piero Chiara è stata la mostra al Castello di Masnago. Devo dire che ha fatto vivere le sale del Castello di Masnago, le sale affrescate, in un modo diverso. È stata prorogata fino al 13 di marzo. Però noi realizzeremo sabato 25 febbraio un incontro dal libro al film e sarà la stanza del Vescovo, che è del 1977 di Dino Risi, dove si vedrà un fantastico Ugo Tognazzi, Ornella Muti e Patrick De Boer. E è consigliabile la prenotazione perché questo incontro, questo evento viene realizzato nella sala degli svaghi, per cui ci sono effettivamente un 25 possibilità di avere dei partecipanti. Sabato 12 marzo, sempre riguardo le passioni di Piero Chiara, che come sapete questa mostra è stata realizzata dalla Francesca Boldrini, Serena Contini e Mario Novelli, ci sarà Serena Contini che parlerà di Piero Chiara, traccerà tra politica e cultura. Per cui vi aspettiamo, dopo di ciò la mostra si chiude e tutto quello che noi abbiamo fatto e anche diciamo, i pannelli riguardanti la mostra e i banner, determinate fotografie che abbiamo fatto apposta, rimarrà del fondo di Piero Chiara nei Musei Civici di Varese. Questo è un regalo dagli amici di Piero Chiara. Passiamo allora adesso a proprio il primo intervento. Il primo intervento si collega con il premio Chiara Giovani. Sapete, sono già in circolazione i bandi di concorso dei giovani. I giovani vanno dai 15 ai 20 anni che possono partecipare. Abbiamo tenuto questa fascia, che è una fascia che rispecchia la scuola superiore, però possono essere anche dei ragazzi che magari non vanno a scuola, che magari hanno la passione di poter scrivere lo stesso e magari lavorano già. La traccia è desiderio, proprio per cercare di vedere come arrivare ai desideri. Tanti ancora oggi magari non hanno un vero senso del desiderio. E per aiutarli in questa strada, per aiutarli, avremo una lectio magistralis di Igor Sibaldi. Igor Sibaldi è saggista e
filosofo, una lezione da remoto. Chi si può collegare? Si collegheranno i docenti che adesso prenoteranno con la loro classe o parte della classe a collegarsi, e tutto avverrà nella scuola, per cui i ragazzi sono a scuola, sapranno dove collegarsi, sarà il docente stesso, e per cui durante le ore di scuola, il giorno che è mercoledì 9 marzo, dalle 9 alle ore 11, Igor Sivaldi parlerà del desiderio, così loro avranno anche delle indicazioni per poter partecipare al concorso. Nel concorso, nel praticamente volantino, abbiamo anche una prenotazione per un seminario di fotografia. Voi sapete che sempre il premio Chiara Giovane ha dei seminari. Il seminario di fotografia aperto a tutti sarà realizzato il 1° di ottobre in Villa dei Calcati da Fabio Boni, e il soggetto è il ritratto fotografico ed è aperto e gratuito a tutti. Avviene nella mattinata del 1° ottobre dalle 9 alle ore 13. Si passa ora per quello che riguarda, anche qui abbiamo dei seminari di due giorni. Abbiamo un seminario giovedì 17 marzo e venerdì 18 marzo legato a Libera la Voce. Seminari di due giorni, una prima parte che è giovedì, che viene realizzata da Betty Colombo e coinvolgerà i ragazzi delle scuole elementari. Volevo riguardare questa situazione perché un seminario possa avere veramente una situazione di comprensione e di lavoro giusto e corretto. Diciamo, i partecipanti devono essere sui 25-30 al massimo, per cui le scuole o i ragazzi che si vogliono prenotare tramite la loro insegnante devono farlo al più presto. Vi ha detto Betty Colombo, parlerà e realizzerà La valigia delle parole, che è un'animazione, una lettura animata ai bambini delle elementari. Poi, dopo, verso le ore 11, ci sarà un laboratorio tecnico pratico tenuto dall'attrice Claudia Donadoni, che è per le scuole superiori e università, per cui introduce alla lettura espressiva e stimola anche le capacità di immaginare, di vedere e di scoprire nuovi mondi e linguaggi. Il giorno dopo, Libera la Voce, con Claudia Donadoni sempre e in più l'attore Nicola Tosi, ci sarà la seconda parte, sempre per gli stessi medesimi ragazzi. Il giorno prima fanno una parte teorica, il giorno dopo fanno il laboratorio e praticamente porteranno un testo scelto da loro, un testo di 10-15 righe, dove leggeranno, avranno imparato a leggere in un determinato modo, per cui c'è un momento praticamente proprio di lettura e di regia di questa situazione. Direi che è una cosa che ho già visto, fatto dalla Donadoni, direi che è molto interessante, perché ti dà la possibilità veramente di leggere determinate cose in un modo che gli altri possono veramente capire quello che tu stai leggendo. Al pomeriggio realizzeremo la stessa cosa, sempre con Donadoni e Nicola Tosi, ma per chi? Per la terza età, perché la terza età legge, la terza età ha voglia di sentire parlare uno scrittore, ha voglia di partecipare a questi incontri, per cui sarà in primo piano da poter anche loro imparare a condurre praticamente e a liberare la loro voce per poter realizzare queste letture. Apriamo poi degli incontri con degli scrittori. Cominciamo Marta Morazzoni, domenica 20 marzo, dove al Maga presenterà l'ultimo suo romanzo, Il rovescio dell'abito, Guanda, e sarà Andrea Kerbacher a intervistarla. Un incontro particolare che ha per titolo La vittoria sul cancro, realizzato con Paolo Veronesi, e proprio il libro si chiama così, La vittoria sul cancro, ed è praticamente da parte delle donne si troverà le ricerche, le cure per battere il tumore al seno. Il libro di Sonzogno, un libro facile, utile, l'ho letto,
Ci farà sicuramente piacere incontrare Paolo Veronesi e sarà realizzato al Teatro Castellani di Azzate. Qui vi chiedo di prenotarvi veramente, perché il numero del teatro non sarà un numero completo, sarà sempre un numero, diciamo, particolare, perché sarà sempre un pochettino distanziato. Parteciperà anche Eliana Leotta, che fa parte praticamente dell'organizzazione e dell'edizione, dell'editoria della Solzogno, e saranno intervistati da Valentina Lazzati. Continuiamo sempre con lo scrittori, venerdì 8 aprile, dove la Biblioteca Frera di Tradate. Abbiamo sempre un occhio, diciamo, di riguardo anche per queste biblioteche particolari che non avesse mai visto, una biblioteca ampia, spaziosa, che dà la possibilità, tra l'altro, di conoscere anche i loro programmi, che sono dei programmi attivi e sono dei programmi che hanno sempre degli scrittori di alto rilievo. Jacopo De Michelis presenterà il suo volume che è un volume giallo, il giallo si chiama La Stazione, edito da Giunti, e sarà intervistato da Luca Crovi. Presenteremo poi anche ancora Claudio Donatoni, il primo suo romanzo, edito da Macchione, e sarà intervistata da Maurizio Lucchi, e questo sarà in Villa Recalcati. Ecco che arriviamo a un appuntamento importante che è il premio Chiara la Carriera. Premio Chiara la Carriera, l'anno scorso vi ricordate l'aveva dato l'architetto Mario Botta, architetto ticinese, e avviene ormai da tanti anni al Teatro Sociale di Luino. Corrado Augias è il nuovo premio Chiara la Carriera, non il nuovo, è il premio Chiara la Carriera 2022 che ha questa motivazione: per la capacità di esplorare la storia e l'attualità con sagacia ed equilibrio. Augias è felice di poter avere questo premio, che è un albo d'oro, come sapete, di grande rispetto, un albo d'oro importante, l'ha accettato subito, però farà tutto lui, non vuole essere presentato da nessuno. Saremo noi a condurre la cosa, sarà lui stesso a condurre al Teatro Sociale, e ci impegneremo per trovare, come sempre, degli esempi di video della sua storia, sia come presentatore sia come scrittore. Domenica 22 maggio un evento, e con questo si chiude la primavera del premio Chiara, per Luigi Zanzi. Luigi Zanzi, personaggio importante non solo per la cultura di Varese, ma anche e soprattutto per le sue passioni e per il suo mondo, che andremo a indagare. Interverranno per parlare di lui il professor Renzo Dionigi, Riccardo Blümmer, Carlo Meazza e Barbara Zanzi, con Laura Caterina Corsi. È un omaggio a Luigi Zanzi, un omaggio che è anche attraverso un ritratto di famiglia e con gli amici. Devo farvi un saluto affettuoso dal nostro mitico presidente, dottor Romano Oldrini, che ha condiviso tutti questi eventi ed è felice di poter vedere che il Premio Chiara e il Festival del Racconto continuano, e continuano soprattutto con il patrocinio e il sostegno, che io qui vi dico: se non ci fossero questi sostenitori che credono in noi, certo avremmo già chiuso. Innanzitutto abbiamo il patrocinio del Ministero della Cultura, questo è un momento significativo per vedere le cose che noi stiamo facendo. Contributi di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto, AM, Regio Insubrica, Repubblica e Canton Ticino. Vi ricordo che la Repubblica e Canton Ticino da sempre sono vicini al Premio Chiara, e realizzeremo poi determinati appuntamenti nel secondo momento, da settembre, ottobre, novembre, proprio in Canton Ticino, con anche le premiazioni. Poi dobbiamo ringraziare la provincia di Varese, il comune di Varese, il MAGA, la Camera di Commercio, la Fondazione Maletti di Mendrisio e i comuni di Azzate, di Luino, di Gallarate, di Tradate, la comunità montana delle Valli del Verbano, la Proloco di Azzate, la Biblioteca Cantonale
e i media che sono la Prealpina, Il Giorno, Rete 55, l'Associazione Culturale Europea, Varese 7 Press, Varese News, Varese Report, Varese Focus, Living e anche e soprattutto la Fondazione Minoprio che ci aiuta nel divulgare. In questo contesto ringraziamo sempre i docenti, ringraziamo il provveditore Carcano di Varese e ringraziamo anche i presidi che ci aiutano proprio nella conduzione del premio Chiara Giovani. Devo anche ringraziare Valentino Piccinelli, che devo dire si è impegnato molto nella costruzione e nell'aiuto a me per poter definire questi 10 appuntamenti, e anche Nicola Tucci che è della Proloco di Azzate, che ci aiuta nei video. Una chicca volevo darvi, e speriamo poi di farla questa cosa, ecco, che ci terremo di farla. Allora, se voi vi ricordate i primi anni del premio Chiara, la conferenza stampa importante, perché sono tutte importanti, però la conferenza stampa riguardante la terna finalista, i finalisti dei giovani e il vincitore del premio Chiara Inediti, veniva realizzata all'Erebo di Santa Caterina. Allora, mi è venuto in mente che si potrebbe tornare all'Erebo di Santa Caterina. Certo che noi andavamo con un battello privato, perché avevamo una sponsorizzazione del battello dell'Ave Maggiore, avevamo una sponsorizzazione abbastanza importante della provincia di Varese. Qui ci mancano sicuramente un po' di situazioni, però vorremmo farlo lo stesso. Quando sarà a giugno dobbiamo decidere ancora la data, l'orario, sicuramente il giorno sarà un venerdì, e vorremmo realizzarlo come adesso l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, per cui non dall'acqua ma proprio dall'alto. Si arriva con la macchina, c'è l'ascensore che ci accompagnerà giù praticamente sul sagrato, avverrà sul sagrato come facevamo una volta della Basilica, e una volta avevamo degli aperitivi facoltosi, buoni tutti, però vedremo cosa potremo fare. E poi la possibilità di rientrare o a piedi, in salita è un po' più difficile, in discesa sarà più facile, sempre con l'ascensore. E questa mi sembra una bella cosa, mi sembra una cosa che possa stimolare, mi sembra una cosa anche di poter rivedere come adesso l'Eremo di Santa Caterina, e per cui già ringrazio chi? La provincia di Varese con il suo presidente, il dottor Emanuele Antonelli, ringrazio l'amministrazione della società patrimoniale che sempre fa parte della provincia di Varese, che però ha il cappello su il discorso dell'Eremo di Santa Caterina, e soprattutto la Fraternità Francescana di Betania, che sono i francescani che proprio vivono lì e hanno la possibilità di accogliere questa nostra richiesta. Questa sicuramente è una buona cosa, il premio Chiara ritorna per far vedere le bellezze della nostra terra, e per cui su luoghi che magari per un certo periodo sono stati, diciamo, non dico dimenticati, ma non si riusciva, e adesso cerchiamo di riprendere. Grazie a tutti, e poi soprattutto seguiteci, e spero che questo programma eventi vi piaccia da poter venire ai nostri incontri. Grazie.